Cinquina scaccia crisi per il Napoli di Ranieri, sceso a Verona con formazione fortemente rimaneggiata, Carec in panchina e Mauro con il numero 9. Al 12° apre le marcature il terzino Francini, clamorosamente lasciato solo dalla difesa scaligera. Discesa lungo la fascia sinistra e fa secco il portiere Zaninelli. 1-0 e siamo appena al 12°. Dopo pochi minuti, al 18° c'è Policano, lasciato anche lui solo dalla difesa, che con tiro di sinistro batte per la seconda volta Zaninelli. Siamo al 31°, c'è un rigore decretato dall'arbitro per l'atterramento di Ferrante, batte inesorabilmente Zola, 3-0. Ma non è finita, al 33° ancora Policano dribbla l'intera difesa e anche il portiere e va in gol, 4-0. Il Verona praticamente esiste con questa azione, Giampaolo affanna che inappegna il portiere Galli. Stessa musica nel secondo tempo, ecco Zola come dribbla in aria l'intera difesa scaligera, tiro secco di destro, batte Zaninelli per la quinta volta. Sfortunato anche il Verona, qui siamo al 31°, c'è un tiro di Fanna e il palo di Piubelli. Pochi minuti dopo, al 35°, si ripete ancora con questo tiro di Cardi deviato da Calisti sulla traversa. Più amaro di così non poteva essere l'esordio per il nuovo presidente della Verona, Mario Ferretto. Una cinquina che fa bene alla salute. Ma certamente, dopo la buona gara di domenica, un'altra prova confortante, per cui ci stiamo riprendendo e adesso dobbiamo continuare su questa strada. Come hai pensato questa formazione con Mauro numero 9? Ma Mauro numero 9, abbiamo appunto questo ciclo terribile di partite, Bergamo, Paris Saint-Germain, poi il Milan, per cui... Ho messo una punta soltanto per far recuperare Careca, poi come ho visto che stavamo sul 2-0 ho preferito richiamare anche Fonseca proprio per farlo recuperare. Il terzo gol Zola è venuto a dare la mano, sono sempre segni d'affetto, di dimostrazione di fiducia. Sì, beh, perché ha sofferto anche lui tantissimo, no? E allora evidentemente lo sentiva. La Juve passa il turno di Coppa Italia.